Queste sono le Brooks Ghost 16, rappresentano una scarpa tradizionale che però si è innovata nel 2024 e per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Nella taglia US 9 maschile pesa 280 grammi, anche se le mie bilance parlano di qualche grammo in meno, forse addirittura 269-250 in quella femminile, drop 12, e nell'accezione World Athletics la scarpa ha 35 mm di altezza dal suolo, 23 mm nell'avampiede, mentre Brooks cita soltanto 24-12, però esclude solette e montaggio. Full disclosure, questa scarpa mi è stata fornita da Brooks per effettuare la recensione che sto facendo assieme a Francesco, anche se è stato leggermente shy. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato, e con questa scarpa ci ho corso oltre 150 km, non so quante ne ha fatte Francesco, ma stay tuned per sentire cosa vi raccontiamo. A livello di calzata suggerisco lo stesso numero sia in casa Brooks che degli altri marchi presenti sul mercato. Il tallone ha uno spazio adeguato, così come il mesopiede. Nell'avampiede forse potreste trovarla leggermente un po' più filante, però ovviamente la potreste provare al negozio e quindi in questo caso scegliere giustamente quale numero prendere. Ho amato la tomaia in air mesh ingenerizzato, che è migliorata rispetto al modello precedente e offre davvero il giusto mix tra traspirabilità, anche se forse non me la porterei il 15 agosto a vedere i giochi olimpici, è una struttura abbastanza elastica e effettivamente molto contenitiva, anche grazie al fatto che nella parte laterale ci sono dei sostegni assolutamente piacevoli. Dal mio punto di vista questa cosa ha permesso una riduzione di peso, che in effetti è quello che interessa a noi podisti amatori evoluti. Ho amato il fatto che la linguetta sia davvero molto imbottita, con una sensazione piacevole al collo del piede. Tenete conto che però non è cucita, quindi dovreste prestare attenzione a come allacciate la scarpa stessa, che però ha dei lacci assolutamente piacevoli e comunque abbastanza lunghi, che vi consentono un'allacciatura con una distribuzione uniforme delle forze. A livello di tallone utilizza un contrafforte abbastanza rigido, che però ha un salottino al suo interno, e questa cosa garantisce una stabilità importante, anche combinata con il fatto che questa mescola è davvero più stabile rispetto alle altre presenti sul mercato. A livello di drop, la scarpa utilizza un tradizionale drop 12, che quindi ha un'ammortizzazione per chi appoggiasse di tallone assolutamente buona, 35 mm di altezza dal suolo. Con questa mescola DNA Loft versione 3 vi potrebbe effettivamente far appoggiare sul cuscino, nonostante in effetti la scarpa sia comunque molto stabile. Per chi appoggiasse invece di mesopiede o di avampiede, la scarpa non è a barchetta e di conseguenza la quantità di gomma presente è abbastanza limitata, anche se forse sentirete un ottimo contatto al terreno e quindi una sensazione di vecchi tempi che potrebbe piacervi anche grazie alla stabilità offerta da questa mescola. L'intersuola è cambiata rispetto al modello precedente, sentiamo Francesco che ci spiega tutta l'evoluzione. L'intersuola di queste Ghost 16 è in DNA Loft versione 3, una versione più evoluta rispetto alle Ghost 15. La versione 3 è la stessa mescola nobile che Brooks ha già introdotto nelle Glycerin 21. Come ci hanno raccontato all'evento del 5 giugno, questa mescola di terza generazione risulta più morbida della versione 1 e più morbida e più leggera della versione 2. Questa intersuola, ottenuta con un processo di infusione di azoto, non solo offre comfort e morbidezza, ma regala anche una discreta reattività per correre ad ogni ritmo, essendo appunto la versatilità una delle caratteristiche principali della Ghost. Dal mio punto di vista questa intersuola è sicuramente leggera e morbida, ovviamente non è la versione nobile, ossia in Pebax, però offre un'ottima stabilità e comunque una reattività abbastanza piacevole, combinata con il fatto che l'ammortizzazione tende a durare nel tempo forse leggermente di più rispetto a quella di altri modelli presenti sul mercato. È importante però sottolineare che dal punto di vista della morbidezza, nella scala di confronto rispetto alle altre scarpe presenti sul mercato, secondo me siamo nella media, mentre non è proprio la più morbida e cuscinosa, però al tempo stesso ha una stabilità eccezionale che secondo me ha il suo perché. Tra l'altro sarebbe davvero morbido se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni saranno copiose. Un altro aspetto differenziante legato al battistrada, che ha una gomma assolutamente resistente e che comunque vi consente un'ottima trazione, però in questo caso lascio spiegarlo al trail advisor.
Anche il battistrada risulta migliorato sia in leggerezza che in durabilità. Per questa versione 16 delle Ghost è stata introdotta una gomma riciclata Road Tac, arricchita con silice, che secondo la casa madre garantisce ancora più chilometri rispetto alle precedenti versioni. Anche l'aderenza risulta migliorata, confermando la caratteristica di essere una scarpa affidabile sotto tutti i punti di vista. Conosco amici che sono riusciti a fare più di 800 km con le versioni precedenti delle Ghost, per cui con questo nuovo battistrada si potrebbe arrivare quasi a 1000 km. Possiamo notare come il battistrada non sia un corpo unico, ma sia una sorta di puzzle. Questo rende la scarpa assolutamente flessibile, in modo da regalare transizioni più fluide alla nostra corsa. Le innovazioni dell'intersuola e del battistrada hanno permesso a queste Ghost 16 di snellirsi di ben 17 grammi rispetto alla versione precedente, confermando sempre le caratteristiche di essere una scarpa comoda, durevole e versatile. Queste scarpe sono adatte per chi volesse iniziare, anche perché effettivamente hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e soprattutto hanno una ottima stabilità. Con un appoggio di tallone vi troverete sicuramente bene. A livello di peso del podista amatore, secondo me potrebbero essere utilizzate al massimo fino a chi pesa 80 kg, come dico su Instagram, proprio come me, e invece per chi pesasse qualche chilo in più suggerisco sicuramente la Glycerin 21, che è leggermente più ammortizzata. Credo però che possa essere adatta anche per chi cercasse una scarpa unica che volesse portare a ritmi veloci o a ritmi lenti, e soprattutto per un podista amatore evoluto potrebbe essere utilizzata per quelle corse rigeneranti e avendo la necessità e la voglia di un contatto al terreno di altri tempi. A livello di ritmi, sicuramente questa scarpa può gestire davvero diverse velocità, partendo da 7 al chilometro, soprattutto se iniziate a correre, fino addirittura correndo a 4 al chilometro. Chiaramente non la suggerisco per ripetute, ma nemmeno forse per tempo run, che invece possono essere effettuate utilizzando per esempio l'Hyperion Max, che vi consente una proiezione in avanti molto migliore rispetto a questa, che invece è assolutamente più tradizionale. Uno dei punti forti di questa scarpa è sicuramente la durata, che dal mio punto di vista, in funzione anche dal modo in cui la utilizzate, perché per esempio se pesate 80 kg e fate le ripetute a 3,30 appoggerete con una forza più importante, in questo caso riuscirete a utilizzarla almeno fino a 600 km, mentre, come ha detto qualcuno, nella corsa nel parco potreste davvero portarla addirittura fino agli 800 o qualche chilometro in più. Un aspetto molto interessante da notare è che questa scarpa è davvero molto flessibile, di conseguenza potrebbe essere utilizzata anche per gli allenamenti che vi consentono di migliorare la tecnica di corsa, soprattutto se appoggiate di avampiede avrete una sensazione di contatto al terreno davvero buono, e grazie alla stabilità potreste effettivamente migliorare se un vostro allenatore vi guarda e vi suggerisce come fare. A livello di distanze poi penso che possa essere adatta per chi volesse correre mezz'oretta nel parco, forse non la suggerirei di questa colorazione nera che è quella che ho avuto a disposizione per il test, però d'altro canto potreste anche portarla per i lunghi lenti, forse però oltre l'ora, l'ora e mezza di corsa suggerirei di passare alle Glycerin, che sono più ammortizzate e vi consentono una migliore sensazione dopo due ore di corsa. Se è vero che la scarpa mi è piaciuta molto o avevo delle aspettative sicuramente inferiori rispetto invece a quello che la scarpa ha portato, grazie soprattutto all'ammortizzazione, penso che ci siano fondamentalmente due difetti. In primo luogo, forse la tomaia è leggermente meno traspirante di quello che mi potevo aspettare per una scarpa che potrebbe essere utilizzata soprattutto in estate. D'altro canto, forse l'ammortizzazione per chi appoggiasse di avampiede è leggermente inferiore rispetto alla media di altre scarpe. Chiaramente il Drop 12 ha un'influenza significativa, mentre se appoggiate di tallone credo che potrebbe essere davvero la scarpa suggerita per chi iniziasse a correre. Per queste Ghost 16 sono previsti ben 8 modelli di colorazioni diverse. 6 sono già uscite con il lancio della scarpa giugno, mentre entro la fine dell'anno è prevista anche la versione riflettente, in modo da essere più visibile al buio, e anche la versione Gore-Tex, per poter essere utilizzata durante le giornate piovose. In conclusione suggerisco queste Ghost 16 a chi iniziasse a correre, ma anche a chi cercasse una scarpa con un'ammortizzazione buona, abbastanza
confortevole e che comunque avesse una stabilità importante e la potresse utilizzare anche per tantissimi chilometri, mi è piaciuta rispetto a quella del modello precedente, un cambiamento davvero gradito. Voi nel frattempo, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a mangiare il coniglio.